bufera di neve. Questo sì che è il paradiso. Sì, questa è zona totalmente per te, mio caro Siberius. Allora, ogni volta che esco e rientro i potenziamenti si resettano. Comunque, facciamo, abbiamo detto, il super pugno. Vai. Proprio adesso che mi stavo scaldando. Ecco fatto. Dobbiamo aumentare un po', calmo. Un po' di livello, appunto, Siberius. Per fortuna non ci è voluto molto. Aspetta. Facciamo anche lui il pugno. Poi dal prossimo facciamo la super mossa. Ok, no, non posso congelarlo. È troppo luminoso. Non si vede nulla. C'è troppa luce. Cerca di congelare il robot prima di attaccare. Ok, è quello che sto cercando di fare. Dai però, è incredibile, attacca! Guarda! Ma perché sei scemo e non attacchi? Boh, l'intelligenza artificiale ogni tanto mi lascia un filino esterefatto. Oh, occhio a quei cosi. Certo, non ci rendono il lavoro facile. No, anche perché se sto cretino del mio compagno non attacca, voglio dire. Allora. Vai, 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 vai. E che palle, Siberio! Fuori da questa trappola. Me lo farò ripetere due volte. È colpa tua se hai scattato l'allarme, scemo. Come devo fare? Ok, tu rimani fermo, mi raccomando. Ecco fatto. Stai zitto. Zitto e muori. Aia, aia, aspetta, aspetta. Che poi ti dice congelalo prima di attaccarlo. Però se appena inizia ad attaccarlo poi lui non attacca più. Quindi voglio dire, cambia relativamente poco congelarlo o meno. Allora aspetta, facciamo cambio, fermo. Ecco fatto. Ah, porca miseria. Ma che è colpa è colpa tua se si è scattato l'allarme questo giro. Ma come sono lunghi sti laser comunque. Vabbè, aspettiamo. Tu fermati. Aspetta, perfetto. Ci siamo. Vieni, vieni che andiamo. Oh no, di nuovo quello che spara. Maledizione. Ecco qua un segreto. Non so perché per un secondo ho pensato fosse molto più lunga questa zona segreta. Comunque a livello di segreti li stiamo trovando tutti nel momento in cui li troviamo, eh. Cioè proprio non è che ho dovuto rifare dei livelli per poter prendere. Non sembra per nulla stabile. Parli di stabilità. Abbiamo a che fare con dei pazzi squilibrati. Vabbè. Tu vieni a parlarmi di stabilità. Aspetta, vabbè, è andata meglio di quanto pensassi. Siberio, ci sei? Ok, io ho paura che qua il terreno non regge. Ecco, fatto. Non è che posso colpirli, vero? Beh, ha funzionato meglio di quanto pensassi, aspetta. Ecco, fatto, così ci si fa. Ma ok, è esattamente quello che credevo che dovevo fare. Queste cose si possono riprogrammare per servire il bene. La prossima volta che vedo il minatore glielo chiedo. Giustamente. Però questo livello mi sembra che laggano molto di meno sti robottoni, eh. Oh, calmo. Ecco fatto, con calma. Siberio, facciamo cambio, aspetta. Che tu perlomeno puoi volare. Oh oh. Pare che okay. Il magno stia per partire. Presto. Rilassati. Probabilmente non è nemmeno funzionante. Sì, certo. Ecco fatto. Corri.
3, 2, 1. Sbrigati! Quella mostruosità. Aia! No, 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 no! Palle di neve! Siberio! Perché sei caduto, brutto cretino? Ah, maledizione a te. Ok, no, questo non si può. Brutto scemo. Oh, calmi. Aia, ok. Tan tan. Per colpa di Siberio non facciamo neanche la partita completa come per l'altra volta. Dai, esplodi. Non ti do neanche il tempo, ecco, di rimetterti in piedi. Ok, facciamo cambio, Siberio, che tu hai bisogno un attimo di curarti. Sta cosa di continuare a fare cambio fra uno e l'altro, però, mi impedisce di... Mi impedisce, come dicevo, di fare la partita completa, diciamo. Perché se devo livellarli entrambi, non ho il tempo materiale di completare la cosa delle uccisioni. Cioè, il gioco ti dice, uccidi 300 nemici con Incredibile, 300 con Siberio, ma se continuo a switchare fra uno e l'altro, non ho il tempo materiale di farlo. Aia che... Aspetta. Ecco fatto. Volate di sotto. Aspetta. Ok, quello è esploso. Aia. Ecco fatto. Sì, ma l'intelligenza artificiale, porca miseria. Capisco che è un gioco PS2, ma porca miseria. Devi starmi attaccato, Incredibile. Non è difficile, davvero. Devi starmi attaccato e attaccare quando attacco io. Porca miseria. Vai prima che qualcuno spara. Perfetto. E ora buttiamoli di sotto. Buttiamoli di sotto se possiamo. Allora, quelli che sparano sicuramente. Bravo. Allora, uno dei robottoni ha fatto esattamente... Cavolo, stiamo per morire. Ha fatto esattamente quello che dovevo fare io. Vai, vai, continuate a spararvi a vicenda. Io rimango qui finché non ritorna Incredibile. Bravi, bravi. Aia, in faccia. Proprio mentre volavo. Dai. Ok, sono ancora vivo. Non so come ho fatto, ma... Aia. Allora, ok, con calma. Ce n'è ancora uno? In realtà non so cosa devo fare. Devo schiacciare la console lì di comando? Non c'è nessun prompt. Ah, sì. Ok, non... Ammetto che non ci avevo pensato che dovevo fare... Dovevo distruggerla. L'abbiamo rischiata. Non voglio negare che a questo giro abbiamo rischiato bellamente di morire. Per fortuna... Per fortuna non siamo morti tutti e due nello stesso momento. Ti dispiace? Ma senti questa energia nell'aria? Mi piace per niente, Bob. Il pianeta è ufficialmente spostato di 2 piedi sull'asse. Ah! Verso la Terra riempirà i cieli di detriti e nebbia. Il sole non splenderà più e là fuori sarà buio come negli abissi. Oh, ma c'è da dire che comunque il minatore... Accesso al magnomizzatore! Si va in slitta! In slitta! C'è da dire che il minatore comunque... Aia! Per menare mena, Ok, dicevo, Bob. Allora, aspetta un secondo. Venite qua voi. Beccatevi questo. Ok, Bob, tocca a te. Aia! Allora... non sono sicuro che fosse la cosa giusta da fare. Tu rimanitene qua, Siberio, per favore. Ok, forse non era neanche una buona idea farlo rimanere qua. Vieni fin qui. Bravo, così sei coperto. Qua non dovrebbero prenderci, credo, spero. Merda. Ok, Siberio, resta fermo lì, Sento... Sento freddo.
La bomba? Ok, e niente più cannone che ci spara addosso, almeno. Oh, finalmente. Basta cannonate. Madonna mia. Ci si annoia mai. Allora, fai attenzione che qua vorrei evitare di morire, per favore, eh. Aspetta, facciamo direttamente cambio. Ecco, è morto Bob. Ah. Maledizione a te, Bob. Morto? Perfetto. Le texture, che sta succedendo? Aiuto! Che cos'è? Cos'è questo incubo? No, in realtà credo che non siano le texture, credo che stia girando vorticosamente. Wow. Niente di che. Esattamente come pensavo. Siamo arrivati? Ah, era un ascensore. Ammetto che non l'avrei mai detto. Aspetta. Ah, ok, non posso buttarli di sotto. Peccato. Però finché posso fare lo slittino, ho un vantaggio tecnico, mica male. Aspetta. Ecco fatto. Così, così si fa. Venite qui. Vuoi liberarti dei nemici in fretta? Buttali di sotto. Bob, fai attenzione. Ecco fatto, complimenti, vieni qua. Aia. Allora, con questi, con Bob non posso fare l'attacco volante, perché c'hanno la trivella giustamente e lui si fa male. Allora, questi qua invece dobbiamo distruggerli subito perché sono fastidiosi per il frame rate, non per altro. Ora arriva quello grande, sicuro. 3, 2, 1, che arriva uno di quelli grandi. Laser, ok. Va bene, vuol dire che siamo arrivati. Allora, da questo lato c'è qualcosa? Ovviamente no. Allora, ammetto che pensavo sarebbero arrivati dei nemici, sbrigati. Ammetto pensavo sarebbero arrivati dei nemici adesso che c'erano le telecamere. Per fortuna non è successo. E ovviamente appaiono questi qua e il frame rate cala. Perfetto, guarda. Sono contento. Sono contento di te. Scusatemi, non so perché mi è venuta sta nota melodrammatica terribile. Dobbiamo continuamente fare cambio, perché sennò non livellano tutti e due assieme. Là ci sono ancora quelli che sparano, infatti il frame rate è calato. E credo che dal prossimo, aia, dal prossimo potenziamento aumentiamo la vita. Vieni qua. Allora, era necessario? No, volevo liberarmi subito dei nemici, assolutamente. Bob, dove sei? Bob? Bob? Mister Incredibile? Bob? Bob? Sbrigati prima che... Va bene, guarda. Rimani là, per favore. Ce la faccio benissimo da solo. Credo. Credo che tocca a lui distruggere la porta. Non ne sono sicuro. Ci siamo. Dici che dovremmo bussare. Solita transizione da videogioco. Lo zoom in avanti. Missione completata. Hai guadagnato 1000 punti esperienza. Complimenti. Siamo morti entrambi, ovviamente non per colpa mia. Sconfitte 3 e sconfitte 2 Siberius. Ma totale nel gioco o qua in questa zona? In ogni caso non è colpa mia. Danno da infliggere 2005. Peccato, non ce l'abbiamo fatta con Bob. Non è salito nessuno di livello, fantastico. A questo giro, con i prossimi potenziamenti diamo uno di energia a entrambi.